che c'è qualcun altro che se ne occupa. Apri il... Bianco? Sì. Facciamo un po' ma di spazio. Ma io ti devo raccontare le cose, che dopo... Anni e anni a Milano, ecco. Qualcosa ho portato qui a Roma, dimmi. Allora, prego. Mi fa troppo ridere questa cosa. Allora, questa adesso... è una collezione di farfalle. Sai, uno dice, vieni a casa a vedere la collezione di farfalle. Allora, la polla è andata a vedere. Veramente? Perché da noi non si fa così. Scusa, non si può ridere? No, sì, però... troppo? No, sei andata altissima, peggio troppo. Di me, hai detto sì, tutto. Esatto, perché mamma sempre mi dice che rido, è troppo, sono troppo rumorosa, devo ridere. Oh, oh, ma come si fa a ridere piano? Ma che lo dici a me? Quindi, cosa è successo? Io conosco mio marito nel 93, ci conosciamo. Modello pazzesco. Sì, vabbè, lei di parte, vabbè, comunque. No, perché questo italiano poteva restare in Italia, invece è arrivata una russa e se l'è preso. E infatti alcuni mi hanno insultato all'inizio dicendo, ma tu pensa, hai beccato quello. Va bene, comunque, nel 93 ci siamo conosciuti, ci siamo innamorati, poi, vabbè, la storia era colpo di, non fulmine proprio, ma forse fulmine così, un po', non subito, però è nata così che noi abbiamo cominciato a parlare, non importa. Allora, abbiamo iniziato, sto cercando di fare io un riassunto, tutta, quindi esatto. Voglio vedere come me la riassumo. Perché lei già ride, allora, noi abbiamo cominciato a frequentarci, ad un certo punto, forse, insomma, dopo un po', lui voleva anche concretizzare. E fa, andiamo a casa mia io a fare, subito un po' rigida, io ho una collezione di farfalle. Io, dico, no, andiamo a vedere, ma proprio Serena, ha capito? Vado e lui, per assurdo, aveva veramente 3-4 quadretti di queste cavole di farfalle. Cioè, non è una battuta. No, non era, cioè, era la battuta, ma siccome avevo paura che ero abbastanza rigida, quindi la battuta a doppio, nel senso, se per caso mi ricidivo, lui aveva... Parla da sola, ma da sola. Vabbè, perché lei mi ha abbandonata, guardate un po'. Vieni qua subito. Sì, allora. Quindi? Ma avete concretizzato la fine. Lì è saltato, no, scattato un bacio. Bravo, un bacio e sì, Marco, ma guarda che sei curioso. Allora, un bacio e sì, è successo. E ma dunque, un bacio solo. Dunque quando? Dopo un po', quando sono partita per la Sicilia e ho deciso che, insomma, che se parto e tanto ciao, invece non è successo così, ma prima di io ero talmente innamorata. Da quanto tempo vabbè. Dura? Cosa? Il rapporto, l'amore, la collezione di farfalle. La collezione del 93 a adesso, quindi 20... Insomma, funziona, la collezione funziona benissimo. E andate lui, a vederla. E lui è un po' il suo supereroe, perché insomma il ragazzo si mette proprio alla prova come un supereroe. Guardate cosa ha fatto Luca. Superman! Lo ti sei fatto male? Sì. Tu che sei? E se però fa ridere perché sai che cos'è? La musica è sempre, lui fa Sandokan, però fa Superman. Sì. Perché fa sempre Sandokan? Non ho capito. Perché secondo me ha visto solo quello, ma secondo andiamo avanti. Me sì. Loro si divertono tantissimo e postano ormai queste gag. Io le ho fatte vedere una volta a mio marito, ho detto, amore, vogliamo provare. Ah, tuo? E appunto. Ma siamo Guido, ma anche no, come no? Lui ha visto questa gag e ha detto, ma... E Matti? No, ha detto, ma non è, il marito è finto, è un altro il marito. No, è lui. È lui. Guardate no, ci divertiamo, belli. Ci divertiamo erano moltissimo. Belli, bellissimi. E lo sono ancora, ma soprattutto perché fanno ridere. Guardate questa gag. Sei lenta. Fermati subito, non ce la faccio più. Sempre duro. Tu sei un uomo! Tu sei un uomo! Chi è stato sotto la doccia? È tutto allagato. Ok, amore. Non potevi fare tic tic. Corri! Corri che è meglio! Amore? Andiamo! No, hai capito? Come io! Thank you.
No, io adoro l'ironia, cioè per me uomo deve essere assolutamente molto ironico. Però scusa Natascia, lui è anche romantico e ho la prova qui. Ah sì, lui scrive le poesie. Sì, ma infatti, cioè questa poesia, puoi leggere le prime righe almeno? Le parole a volte sono nulla, come nulla il vento, che seppur forte passa e se ne va. Scusa, l'accento russo mi disturba. Sì. Sì, possiamo sentirla senza l'accento russo? Non ti dispiacete, ma siamo amiche da anni. Prego. Le parole a volte sono nulla, come nulla il vento, che seppur forte passa e se ne va. Le parole a volte sono tutto, come tutto è l'aria. Che poi compone il vento e che rimane anche se il vento se ne va. Mamma mia, 23 anni sono passati da quando ho scritto queste parole. Ero in treno a Roma e Mancona, ancora ricordo quanto vento ha soffiato sulle vele della nostra barca, la barca della nostra vita, amore. Quanto vento ancora soffia, ma noi sappiamo affrontare ogni mare. Ma tu sei l'unico marinaio, capitano, scegli il ruolo con cui io possa navigare. Perché tu sei la stessa aria che compone il vento e l'unica che io sappia respirare. Ma io lo amo. Ma che bel regalo, grazie. Grazie, la tengo con me. No, è una persona che mi completa, noi siamo una squadra e siamo stati sempre così e credo che siamo veramente anime gemelle perché c'è una complicità pazzesca. Io dico sempre che sono fortunata, ma forse anche abbiamo lavorato tutti e due, abbiamo investito nel nostro rapporto. Non mi dire che in 23 anni non c'è stata una crisi, una voglia di... Crisi, no, crisi vuol sai... dire di scontro. Scontri ci sono sempre, ma si parla. Cioè lui mi ha insegnato a parlare, a dire delle cose anche intime, perché noi donne sai come, ah no, devi capire da solo, ah no. E noi siamo, come era il libro dal Venere e loro dal Marte, cioè, insomma siamo diversi completamente e questo lui ha capito prima di me, quindi l'orgoglio è mio russo, ogni tanto lui dice smettila con questo orgoglio, perché io ho questo orgoglio russo che mi esce dalle narici, comincio un attimo a nervosirmi. Ecco, noi parliamo, dialoghiamo e raccontiamo e cerchiamo di risolvere. Guarda, Caterina, io stanotte ho sondato il profilo Instagram di Natascia, no? E l'ho guardato un po'. E io consiglio a tutte le coppie a casa di visitarlo da seduti, di bere un bicchiere d'acqua prima. Perché? Perché per questo motivo ci ho fatto un meme. Perché quando vedi lui che è Natascia, l'autostima s'accascia. Vengono i complessi di inferiorità. Scusate, ma a completare questo matrimonio... Oh! Ciccio! C'è Ciccio che ha fatto un viaggio qui, eh? Sì. Perché questo è Ciccio originale, me l'hai portato tu. Questo Ciccio originale che mi hai chiesto di portare. Allora, questo Ciccio che vive con Sasha, mia figlia, da quando ha 4 mesi. Quando era piccolissima. Ma ancora... Sasha ha 18 anni ormai. 18 anni, adesso ormai non dorme più con Ciccio, però ecco. Per tantissimi anni dormiva con questo Ciccio, questo coniglietto sciocco e... Pensa un po', una volta siamo andati in Brasile, abbiamo lasciato in aereo questo coniglio, abbiamo dimenticato, non puoi capire, ha pianto tutto il viaggio, siamo tornati, ma talmente pingeva che siamo andati all'Lost and Found e abbiamo trovato, abbiamo no. ritrovato questo ciccetto e quindi sta con noi. No, questa è mia figlia. Beh, Sasha che adesso è cresciuta. 18 anni. E canta benissimo. Canta? Non ha mai cantato in vita sua. Canta? Ma cantava. Io ho trovato questo filmato. Ma che smettila? Ma come smettila? Ma che smettila? Fai vedere come canta? Smettila? Ma non smettila per niente! Voce di memoria, queste lacrime muove. Siamo anime in una storia incancellabile. Ma che carina! No, ma era troppo divertente, era la sua canzone preferita, sì. Quindi salutiamo a Giorgia assolutamente. Allora,
Io penso che tu sia una donna perfetta, con una vita perfetta, e tutto questo succede grazie al tuo impegno. Ma una bambina di 3 anni, tu dovresti cantare questa, vai regia! Vediamo! Allora, io mi propongo per diventare il ciccio di casa Stefanenko. Vieni, amore mio. Beh, posso? Vai. Ciccetto. Chiamalo Ciccetto. Oh. Mamma mia. Portami con te dappertutto. Sì. Non mi perderò. Non mi perderò. Scusate, io ovviamente lei no, io sì ho il fiatone. Per riprendermi, potete vedere cosa fa da Stefanenko per... O mangiare la figlia? No, ragazzi, c'ho il fiatone, non ce la faccio. Cioè... Non hai più l'età. E non l'ho mai avuta. Los Angeles per un anno, ti ricordi che stavo a casa tua e che avevamo sofferto moltissimo? Ecco, Natasha l'ho vista un periodo triste, quando Sasha era a Los Angeles. Ho pianto per una settimana quando è partita. Ma eri magrissima. Ero proprio così, ma io proprio resistevo, ma lei era felicissima, quindi per me andava bene, ma anche Luca non è che mi ha aiutato. Posso raccontare un secondo proprio al volo? Immaginate, in aeroporto a Roma stiamo per salutarlo. Io pensavo che siccome siamo una squadra, chiaramente facciamo un po', sdrammatizziamo, poi andiamo a piangere subito. Allora, lei va via, immaginate, Luca sta vicino, io, amore, finalmente liberi! Vai, ciao, amore. Vedo Luca e dico, adesso mi... Lui fa... Comincia a piangere, si mette in ginocchio, tutti ci guardano, tutto il rapporto si è fermato. Lei, papà, e sta per arrivare. Dico, no, perché dicevo, adesso mi fa 2 passi. Dico, amore, andiamo, paghiamo tutto, la multa, le cose, andiamo a casa, non parti proprio. Invece, ha detto, no, fermati, ti prego, vai, ti prego. Lei è andata via, io volevo morire. Ho pianto per una settimana intera, sembrava una matta. Che mi portava Luca proprio a fare la passeggiata come una... che non stava bene con la testa. È dura, però è bellissima esperienza. È tornata una ragazza nuova, responsabile, grande. Cioè, io mi sono innamorata di mia figlia dopo un anno. Quindi vi consiglio a tutti. Beh, poi Natasha, tu sei una che... sei allenata al sacrificio, perché non sapevo... Cosa ma non ti ho raccontato? Eri bravissima a nuotare. Ti allenavi con il mitico... Alexander Popov. Con lui? Sì, assolutamente. Nella città nostra segreta c'erano anche questi eroi, ecco, che lui veramente è un campione, uno squalo, si chiamava proprio squalo. Eh sì, Alexander ha fatto la storia. Lui ha del fatto, nuoto. Ha vinto non so quante Olimpiadi, eccolo, Sasha, che in realtà Alexander e Sasha, diminutivo di Sasha, come mia figlia. Lui era un grande e rimasto tale, bravissima persona, conosciamo certo, i suoi genitori. Certo, voi dei monti rurali, cioè, capito? Ma noi, cioè, noi veramente un paese, immaginate, piccolissimo, ci conosciamo tutti, quindi conosciamo anche la sua famiglia. E io nuotavo 2 volte al giorno. A che ora ti svegliavi? Alle 5 tipo 40, per arrivare alle 6 e catapultarmi in acqua, 4 km al mattino, poi dopo la scuola, dopo la palestra e altri 6 km. Quindi... 10 km al giorno, tutti i giorni, a parte la domenica. Lo capisco perché anch'io faccio così. Sì, ecco. Vieni Natasha, vieni accanto a lui. E quando pensa, mia figlia anche fa nuoto,
E quando lei fa nuoto 3 volte alla settimana, il mio socio dice, poverina, è stanca. Dico, ma smettila, Tania. Anzi, saluto il mio socio che l'amo. Ciao, Tania. Ma il fatto che si alza alle 5 anch'io, no? Perché lei per allenarsi, io per svuotare il frigorifero. Per mangiare. Dai, non è vero, sei così... No, longilineo, hai visto? Sì. Roba? No. Ma il brito è donna. Ti volevo dire... Grazie, grazie. Sfinisce molto. Ti volevo dire, visto che tu comunque vivi nelle Marche, no? Sì. Se scendi un po' più giù, se mai questa storia con Ciccio... o col tuo amore mai dovesse comunque avere un momentino così di pausa, puoi scendere in Abruzzo, sono campione mondiale di arrosticini. Ecco, va bene, cioè, grazie. Stai gufando un amore che dura da quasi 25 anni e non abbiamo il gioco, scusa.